trovati in nuovo appuntamento con Full Time in the News. Oggi ci occuperemo di problemi della pelle, cercheremo di capire quali sono e soprattutto che cosa fare. Lo faremo in compagnia di un esperto, il dottor Eugenio Provenzano. Grazie per essere con noi. Vi ricordo che come ogni giorno, qualora lo vogliate, potete intervenire e chiedere direttamente al nostro esperto dei consigli, dei suggerimenti, se avete un problema o un dubbio. Cominciamo subito, dottore Provenzano, parlando di una cosa, in generale, diciamo, di una cosa che è un bene importante, che è appunto la salute della nostra pelle, come proteggerla? Dunque, intanto la ringrazio dell'invito, un saluto al pubblico e una domanda, come difenderla. Una generalizzazione, una risposta molto generica può essere quella di evitare tutti i fenomeni aggressivi. Per esempio, mi sovviene in questo momento la possibilità di determinare delle vere e proprie dermatiti irritative, e queste sono frequentissime a livello delle mani, legate anche ad azioni che facciamo quotidianamente ma che sono Le esagerate. facilito il compito, la pelle cambia con l'età, allora che cosa evitare per i bambini, che cosa evitare per gli Certo. adolescenti, che cosa evitare per gli adulti e per gli anziani? Questo lo stavo dicendo, una risposta generica è per esempio evitare tutte le forme, tutte le attività esagerate, lavare eccessivamente il corpo, lavare eccessivamente le mani. È un'azione che noi facciamo quotidianamente, ma che può comportare dei rischi per quello che riguarda la cute, quindi delle irritazioni. Lavaggi troppo frequenti con detergenti aggressivi, soprattutto a livello delle mani, può determinare, come le dicevo, delle dermatiti irritative, quindi non delle dermatiti da contatto, perché c'è anche lì una generalizzazione talvolta nella risposta da parte degli operatori sanitari e quindi un'aspettativa anche da parte del paziente, che tutto ciò che compare di irritazione sulla mano, tutto ciò che è di tipo eczematoso, è solo esclusivamente una dermatite da contatto. Così non è, esistono delle dermatiti irritative, una delle cause più frequenti delle dermatite irritative delle mani e il lavaggio frequente, l'uso quindi di detergenti aggressivi. Ricordo che, e questo vale come principio generale, qualunque parte si tratti, si tratta della mano, si parli del corpo, si parla di genitali, quindi sostanzialmente utilizzare dei detergenti errati può essere già una prima noxa patogena, quindi può causare una particolare aggressione della cute. I nostri detergenti attuali, parliamo quindi di detergenti di uso comune, hanno tutti un'alta quantità di tensioattivi, cioè sono delle sostanze che tolgono i grassi, sciolgono le micelle di grasso che sono presenti sulla superficie, però asportano anche facilmente il film idrolipidico che è sulla nostra pelle e che serve e che offre già una protezione naturale alla nostra cute. Quindi si asporta ciò che è di sporco, ciò che è di grasso, ma anche una struttura di protezione della cute. Quindi questa azione esagerata determina il problema. Quindi un detergente più è schiumogeno, più tensiattivi ha, più paradossalmente determina lavaggi che si possono palpare perché toglie il film idrolipidico, ma più dannosi, quindi perché determina una dermatite irritativa. Ecco, le dicevo, il concetto sbagliato di detersione nasce non rispetto di quello che è la nostra tradizione. Se lei ricorda, tutti i nostri nonni o bisnonni utilizzavano come basi lavanti, come detergenti, degli oli o degli oli vegetali o dei grassi di origine animale. Quindi si otteneva una detersione della cute con un rispetto della cute perché non si toglie eccessivamente il film idrolipidico, quindi si deterge, si toglie lo sporco, si eliminano batteri, perché il semplice lavaggio dell'acqua, dei paradossi che produce la nostra società, è che si programma la tastiera col disinfettante, no? Che costa 900 euro, e il costo, quindi per l'abbattimento del 70% dei batteri che sono sulla tastiera, si ottiene a costo zero semplicemente lavandosi la mano. Quindi è anche un errore di comunicazione, o diciamo una comunicazione deviata. Quindi quello di far utilizzare la tastiera in luoghi comuni,
con la struttura che disinfetta, che sono degli ultravioletti in modo particolare, senza dare il messaggio che la stessa cosa si può ottenere dopo aver utilizzato una tastiera o prima di utilizzarla a lavarsi le mani. Quindi... Allora, abbiamo una telefonata, quindi abbiamo capito già una prima indicazione importante e che è valida per tutti. Certo. Insomma, bisogna avere una giusta igiene, non troppa igiene, insomma, danneggia la pelle, la rende più fragile. L'equilibrio, quello che le dicevo, è sempre importante. L'equilibrio della pelle è importante. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Pronto, buonasera, sono la signora Garritano. Senta, le volevo fare una domanda. Prego, al dottore, sì. Senta, volevo chiedere, mia figlia ha la dermatite atopica, volevo chiedere una cosa. Lei, dottore, che ne pensa delle cure omeopatiche? Dunque, guardi, è una risposta che può essere per me un po' complicata. Intanto perché non ho esperienza di medicina omeopatica. Per tradizione sono una persona che aperta, quindi non dico che la medicina ufficiale sia quella esclusiva che determini risultati. Da esperienze indirette so che quando c'è una dermatite atopica più o meno seria, la medicina tradizionale ha come obiettivo quello della riduzione dei sintomi, perché la dermatite atopica, e questo è il concetto fondamentale, è anche definito eczema costituzionale, quindi è un processo che è normalmente scritto nel nostro genoma, nel nostro codice genetico, quindi nessun medico, nessun farmaco, nessun trattamento è capace di annientarlo, però che cosa si può fare? I nostri obiettivi realistici e non aneddotici sono quelli di ridurre la sintomatologia. Quindi ridurre la sintomatologia vuol dire in un atopico ridurre il prurito, ridurre l'eczema, e questo sicuramente la medicina tradizionale lo offre. Quale sia la possibilità dei farmaci o della terapia omeopatica, ovviamente per quello che è una risposta ufficiale, quindi non è soggettiva, ma sono dei lavori pubblicati su PubMed, il limite della medicina omeopatica, quindi di questa alternativa terapeutica, che potrà essere anche valida, è quella che non ci sono lavori certi, pubblicati, per cui noi riferiamo non il dato soggettivo, per cui io posso avere un'esperienza ottimale con una sostanza che è messa a punto, che è nella tradizione, però che non trova conferma su dati epidemiologici anche su larga scala. Allora, io volevo sapere, signora, ma lei come mai avete scelto la medicina omeopatica e non quella tradizionale? Non avete avuto risultati? Allora, io no, purtroppo mia figlia, abbiamo girato il mondo per questa dermatite perché lei è nata e c'è nata con questo problema e adesso c'ha 24 anni. Tra cui sono stata pure dal dottore Provenzano che per belli anni me l'ha curata e ne sono stata contenta, però sono stata in Germania. In Germania in pratica la ragazza l'ho portata da un medico omeopatico, che poi tra l'altro vorrei sapere perché in Italia la medicina omeopatica non è riconosciuta, mentre nell'altra nazione europea è riconosciuta dallo Stato. E io vi devo dire la verità, mia figlia si sta curando con queste medicine omeopatiche da più di un anno, mia figlia è guarita, cioè voglio dire almeno non piglia cortisone. E stava male, lei non poteva fare più una vita sociale, mentre adesso sta bene e ha sospeso la cura omeopatica, però insomma io ogni 3-4 mesi interpello questo medico a Berlino e mi dice le compressine che gli devo dare, tutte omeopatiche, tra cui si trovano pure qui a Cosenza, tra l'altro, però qui a Cosenza costano parecchio, mentre in Germania, Francia, Svizzera sono tutte convenzionate. Io vorrei sapere perché esiste questa cosa, io adesso mi farò promotore di questa situazione qui, perché in Italia non devono, lo Stato non le passa. Io secondo me non lo so, ci deve essere qualcosa sotto,
non lo so. Signora, ok, grazie per averci telefonato, perché lei ha posto un problema importante. Noi come televisione ne abbiamo dato voce. Speriamo, insomma, che anche in Italia questa strada alternativa diventi, insomma, visti i risultati che ha avuto la signora, insomma, diventi più accessibile. Il problema, quello che conta è su larghi numeri, ovviamente. Io ho fatto una premessa fondamentale: non conoscendo la medicina omeopatica, ovviamente non la pongo, non è come alternativa. Certo, ma è una corrente di pensiero, i medicini sono apertissime a tutte, ovviamente ci sono, quindi nei pochi dati che vengono riportati in letteratura, sia dati positivi ma dati altamente negativi, perché la signora ha avuto esperienze positive, certo. Ma ci sono tante altre che hanno avuto esperienze negative, ovviamente. Lì si pone il problema, quindi proprio di tipo concettuale, perché la signora continua a fare terapie, quindi il concetto è lo stesso, cioè il mantenimento della sintomatologia può avvenire attraverso la terapia tradizionale, attraverso le terapie alternative, tipo questa o di tipo naturalistico, perché c'è anche adesso un'apertura verso prodotti di origine naturale. Anche questo è un problema, cioè il grosso problema delle terapie alternative è nella raccolta dei dati, cioè questo già è un dato importante, quindi problema in questa situazione, se si dimostra che efficacemente, ma quello che contano sono i numeri, perché se la dimostrazione è di pochi numeri, perché cos'è? La medicina omeopatica finora funziona benissimo, ha dato dimostrazione, ognuno ne ha esperienze, su molti disturbi che hanno poca organicità e molti sintomi di tipo subiettivo, quindi il problema diventa là, è dimostrare ciò che realisticamente fa. Se i numeri ovviamente dimostreranno, e probabilmente forse in Germania, ma mi pare strano perché l'EMEA ormai... Allora, il concetto è che l'EMEA ormai è un organo di controllo europeo. Se l'EMEA accetta la terapia alternativa omeopatica per alcune patologie in Germania, ovviamente deve essere obbligatoriamente accettata in Europa e in tutti gli altri paesi. Certo, quindi questo mi pare strano. Probabilmente il tema di un'altra trasmissione, torniamo ad occuparci di malattia della pelle in senso tradizionale, però vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, sono la signora Micelli. Senta, vorrei porre una domanda. Prego, al dottore. Prego, qual è la domanda per il dottore? La ringrazio. Volevo dire al dottore che io ho da oltre 20 anni ho problemi di psoriasi. Psoriasi, sì. Ultimamente, cioè da 4 anni sono in cura con l'Embrel. Il dottore sa che è un prodotto biologico, l'Embrel. Ah, l'Embrel, sì, non capisco molto, quindi Ascolti, il problema è che io non ho mai avuto grossi problemi di psoriasi per quanto riguarda le macchie. Ma ultimamente invece mi sono presentate parecchie, come mai? Mi scusi signora, non ho capito, forse perché c'è un eco nella... Sì, un attimo. Non ha avuto mai problema delle mani? Sì, non ho di psoriasi, diciamo, espansiva. Cioè, scusa, una maciolina ai gomiti o alle ginocchia. Ma l'embrello fa perché c'è una componente articolare? Sì, c'è un'artrite psoriasica, mi sono operata 2 volte al ginocchio, infatti. Però il problema ora è un altro, nel senso che non avendo avuto problemi di macchia, diciamo, io ultimamente dal bacino in su sono fatte delle belle chiazze di psoriasi, come mai? Lei intanto che dosaggio usa di Embrel? Uso quelle da 25, ne faccio 2 la settimana. 25 2 volte alla settimana? Sì, 2 volte alla settimana. E da quanto tempo ha detto che l'adopera? Da 4 anni. Da 4 anni? Sì. Allora, sicuramente ci sono due situazioni importanti, che la patologia articolare psoriasica risponde meglio e in maniera più duratura rispetto alla forma cutanea, che è certamente più resistente. Allora, in questi casi, però c'è un altro fenomeno però che va, ne parlavamo prima e ne accennavamo prima per altri motivi con la dottoressa Baldino, quello del fenomeno della assuefazione, quindi anche con tutti gli anticorpi monoclonali, quindi con tutti gli anti-TNF, si dimostra dopo un certo periodo di tempo, è stato dimostrato lo sviluppo di anticorpi, anticorpi diretti contro gli anticorpi, perché sono delle sostanze biologiche, e questo ne determina una riduzione dell'efficacia. A questo punto con chi la segue deve
cercare di modificare alcune strategie. Quindi in questi casi, quindi oltre al, lei si sottopone a periodici controlli, signora? Sì, per vedere, sono stata anche da voi. Per vedere, per esempio, già gli anticorpi antinucleo, deve valutarli, titolarli, per vedere quant'è il titolo, perché questo può essere quindi uno dei meccanismi che disattiva un po' la risposta. E allora, in questi casi, le strategie per cui deve parlare col medico, col reumatologo che la segue, è quello di fare di nuovo una induzione col metotrexato, con l'Embrel, e quindi fare per esempio un doppio dosaggio, quindi almeno nelle fasi iniziali. E poi, piuttosto che due volte alla settimana, forse sarebbe utile anche per un miglioramento della compliance, di effettuare una sola fiala sottocute di 50 a settimana. Sì, quindi però c'è anche da dire, ho detto, scusate. Fare un buco alla settimana, e comunque, le dicevo, per finire il concetto, quindi di poter aggiungere anche il metotrexate, quindi che sicuramente ha il doppio combo. L'ho usato pure. No, ma di abbinarli, tutti e due, perché così migliora, sicuramente inibisce un po' la produzione degli anticorpi che inibiscono il nostro anticorpo antimonoclonale, nello stesso tempo il metotrexate ha un'azione anche terapeutica, quindi ha una importante azione antinfiammatoria e probabilmente le servirà, quasi certamente, sia per l'interessamento cutaneo sia per l'interessamento articolare. Perché c'è anche da premettere che da quando è che io uso l'Embrel mi sono operata due volte al ginocchio, quindi non è che... Cioè, sì, perché probabilmente, guardi, lei l'ha cominciato a fare da 4 anni. Sì, da 4 anni. Però consideri che la patologia articolare inizia molto precocemente, mediamente... Sì, mediamente inizia intorno ai 30 anni, quindi quando poi ci sono sintomi già rilevanti, l'articolazione è già particolarmente danneggiata, quindi nessun farmaco in questo momento è capace modificare quello che è stato già danneggiato, cioè in questo caso l'obiettivo, ecco, è importante sempre avere in mente quali sono gli obiettivi che il medico e il paziente si devono porre, in questi casi come in altri. Diciamo, il controllo della malattia, che significa impedire, per quello che riguarda la componente articolare, l'ulteriore danneggiamento della componente articolare. Certo. Cosicché il ginocchio è già andato in qualche modo, però siccome l'interessamento articolare è poliarticolare, quindi ha un interessamento non solo delle grandi articolazioni, ma anche delle grandi articolazioni, il grande problema è evitare tutte quelle grosse alterazioni che portano poi, come nel suo caso, agli interventi chirurgici, ma anche a quelle deviazioni, soprattutto delle articolazioni delle mani, che impediscono poi gli atti quotidiani della vita. E diciamo che gli anticorpi monoclonali hanno modificato gli anti-TNF, quindi queste sostanze di cui parliamo oggi, sicuramente hanno modificato più di ogni altro farmaco l'evoluzione della psoriasi e soprattutto del danno articolare. Quindi in previsione è importante, questo è un po' in contraddizione con quello che è la filosofia del momento, cioè della riduzione dei costi, perché questi sono dei farmaci che costano molto. Sì. Però danno dei risultati. Ma il problema è cominciare la terapia non quando il danno è già evidente, ma è importante precorrere i tempi, quindi iniziare prima che il danno sia già degenerato. Certo. Allora, questa è la nostra indicazione, signora, grazie per averci telefonato. Arrivederla. Buona serata. Allora, dottore, ci sono anche altre domande, qualcuna ce l'è arrivata via mail prima che insomma lei arrivasse, perché la pelle poi specialmente per le donne un biglietto da visita importante. Molte giovani donne ci hanno chiesto le macchie in gravidanza, come eliminarle. Allora, guardi che le macchie in gravidanza... Da che cosa sono causate e poi come cancellarle, se si può cancellare. Allora, sono normalmente causate nella gravidanza in modo particolare da modificazioni ormonali, ed è classico ripetersi di situazioni analoghe, quindi mentre in una gravidanza assume la determinazione di cloasma gravidico, ovviamente una situazione simile ma che compare al di fuori della gravidanza è per esempio il melasma. Dal punto di vista clinico sono esattamente le due stesse cose, si dà una definizione diversa in relazione al meccanismo patogenetico.
L'una e l'altra verosimilmente sono determinate da cofattori, quindi modificazioni ormonali, quindi l'elevato clima progestinico che si verifica in gravidanza è probabilmente causa del fenomeno. L'uso, per esempio, al di fuori della gravidanza di contraccettivi ha tra gli effetti collaterali la comparsa delle macchie. Quindi sicuramente questo elemento è un elemento comune e determinante. Cause. L'altro cofattore determinante e scatenante è l'esposizione alla luce. Come combatterle? Perché non vorrei far aspettare, abbiamo una telefonata in linea. Come combatterle? Lo diciamo dopo diventa la telefonata. Sì. Che abbiamo in linea, buonasera. Buonasera, sentano, sono la signora Anna Maria e volevo fare una domanda. Prego, al dottore, io solo una cortesia le devo chiedere, se abbassa il volume del televisore altrimenti sì, abbiamo il rimbombo in studio, okay, e quindi okay, non riusciamo a seguirla bene. Ok, lo sto facendo, l'ho abbassato. Va bene, allora qual è la domanda per il dottore? Senta, buonasera dottore, anzitutto io volevo dirle che da una decina di giorni ho avuto delle macchie che riguardavano soprattutto il palmo delle mani, i piedi, un gonfiore alle caviglie, ma io non avevo capito i sintomi quali potevano essere. Mi è stato diagnosticato comunque un eritema polimorfo, o poliforme, ma non mi ricordo. Polimorfo, sì. Polimorfo. E sto facendo del cortisone che per 9 giorni, sto mettendo una pomata, quindi i sintomi si sono alleviati moltissimo, sia il gonfiore che insomma le croste eccetera. Io volevo sapere anzitutto le cause, e da premettere che nel periodo di Natale ho preso del Voltaren, ma non era la prima volta che assumevo queste compresse. Ma il Voltaren perché l'ha preso? Ha avuto... Perché avevo dei dolori, sì, sì, io ho un'ernia cervicale, quindi ogni tanto la schiena, un blocco alla schiena eccetera, quindi... Sì. Però quante altre volte l'ha preso il Voltaren, signora, nella sua vita? Tipo 5-6 volte. Ho fatto delle punture quest'estate, certo, col muscolo, ma non era la prima volta, certo, che prendevo, certo, questo Voltaren. E quindi, anzitutto, se può essere un fattore scatenante a questa reazione allergica, a questo farmaco, e poi una volta è terminato l'effetto di questo cortisone, devo fare degli accertamenti specifici, devo fare delle prove allergiche per vedere se mi si ripresenta il problema un'altra volta, insomma volevo sapere come regolarmi. Dunque, intanto l'eritema polimorfo non è una allergia, quindi è una reazione immunomediata, ma perché noi abusiamo sempre del concetto di allergia. Prima, con la prima telefonata molto spesso si confonde la dermatite atopica con un'allergia. La dermatite atopica è uno stato di atopia, quindi in precedenza si usava il termine di eczema atopico, perché chi è atopico lo resta per la vita, cioè cambiano poi gli aspetti, quindi dalla dermatite atopica eventualmente in età adulta può sviluppare rinite, congiuntivite, quindi può sviluppare problemi di asma bronchiale, però si rimane tendenzialmente atopici con una maggiore suscettibilità al prurito. Chiudiamo questo punto. Le dicevo quindi sostanzialmente quindi che il termine di allergia è sovente abusato, quindi usato male, quindi tutto ciò che si verifica sulla cute è di natura allergica, quindi in genere si può parlare in maniera più generica, quindi meno specifica, di reazione avversa. Ora, l'eritema polimorfo può essere determinato sia da reazioni avverse a farmaci, ma può essere determinata anche da le cause più note, perché poi c'è una percentuale che è più o meno uguale al 30-40% dei casi che rimane misconosciuta, quindi senza una causa ben precisa. Però le cause più frequenti sono o legate all'uso di farmaci, però nel suo caso le escluderei, visto l'uso frequente che ha fatto del Voltaren. Mi era capitato altre volte di prendere. Sì, se l'ha utilizzato è difficile obiettivamente che possa verificarsi. Poi non ne abbiamo la certezza, ma come dato statistico, epidemiologico, è sicuramente difficile. L'altro elemento è che la causa più frequente, per esempio, di eritema polimorfo è manifestazioni erpetiche, soprattutto herpes. Gli herpes, l'herpes, mi riferisco all'herpes labialis o altre forme di herpes genitalis, dunque anche forme piccolissime possono essere responsabili di questi fenomeni di sensibilizzazione e quindi di reazione a livello del cutaneo o anche delle mucose, perché l'eritema polimorfo si designa soltanto quella forma cutanea, quindi l'interessamento quindi degli eritemi a coccarda che interessano in modo particolare
la pelle. Le acroseti, le mani, sì. le gambe, il dorso dei piedi, sì. Ma ci sono anche delle forme particolarmente complicate come la sindrome di Steven Johnson, in cui c'è un interessamento delle mucose, quindi con distacchi anche notevoli della mucosa e quindi difficoltà nel deglutire, nel mangiare, quindi è un quadro quindi molto impegnativo. Più però cause sono, per esempio, frequentissime e conosciute al primo posto tra le cause che determinano l'eritema esudativo polimorfo, c'è l'herpes simplex, però ci possono essere anche altre manifestazioni. Per dottore, esempio, la nostra telespettatrice, che tipo di esami può fare e quale consiglio possiamo dare? Ora, la risposta era tutto questo, cioè far capire che se la signora va a fare un test di allergia al Voltaren o altri farmaci, in questo caso solo il Voltaren, perché si deve o il Voltaren, no. Sì, io solo quello. Non esiste intanto un test sicuro, perché noi non parliamo allora di reazioni, torno a ripetere, di reazioni allergiche, perché con un test allergico si evidenziano soltanto reazioni allergiche. Quindi non deve fare un test allergico. Se c'è una reazione avversa a farmaci, cioè in questo caso gli anglosassoni sono molto più precisi rispetto a quanto lo siamo noi italiani, sostanza, reazione avversa, testarlo come un fenomeno allergico è praticamente impossibile, perché possono trovare altre vie, quindi di staminoliberazione e di attivazione del complemento, non sto qui a discuterne perché non è la sede. Però sostanzialmente far capire che il problema non è solo allergico, quindi al farmaco, ma può essere anche un'infezione virale che lei ha contratto una settimana prima, 15 giorni prima, anche in forma inapparente. Cosa deve fare per stabilirlo, dottore? Dunque, allora, in questo caso dovrebbe fare, però esclude la causa più frequente. Lei ha avuto per esempio qualche manifestazione di herpes una settimana prima? No, 15 non che me ne sia resa conto, no. Non ha avuto vaginite, non ha avuto raffreddore, non ha avuto nulla? No. 15-20 giorni prima della manifestazione? Non me ne sono resa conto, magari in maniera lieve, come ha detto lei prima, però non ho avuto... Sì, perché alcune possono decorrere in maniera inapparente. Il problema, diciamo che il primo caso adesso lo cura. Come può curarlo? Così come sta facendo, con i cortisonici sintomatici, perché quindi riducono l'infiammazione e determinano la regressione. Sì. Se si dovesse ripetere, intanto comincia a prestare attenzione se, tenendo un diario, quindi se c'è qualche manifestazione che anticipa questo episodio. Ho capito. Se occasionalmente assume non solo il Voltaren che lei ricorda in questo momento, ma anche altre sostanze, quindi per esempio non sono considerati farmaci, non sono considerati prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, non sono considerati farmaci, prodotti naturalistici, che pure hanno dei principi attivi, quindi prodotti naturalistici o di origine naturale, hanno generalmente, quelli che funzionano seriamente, hanno un principio o dei principi attivi. Quindi, come in medicina, così anche i prodotti di origine naturale possono avere delle reazioni avverse. Allora, dottore, io lo devo fermare. Okay. Grazie a lei per averci telefonato. Continui a curarsi così e tenga questo diario in modo da capire bene che cosa le succede. Okay. Poi indirizza, nell'episodio successivo, poi indirizza ovviamente le ricerche su un'eziopatogenesi non solo allergica, ma ecco più complessiva. Più complessivo, ci fermiamo, c'è la pubblicità, la restate con noi. Arrivederla, grazie, arrivederla, buonasera. Seconda parte di Full Time in the News, vi ricordo ci stiamo occupando di malattie della pelle, un campo vastissimo, lo stiamo facendo in compagnia di un esperto, il dottore Eugenio Provenzano. Vi ricordo che qualora lo vogliate potete intervenire in trasmissione e porre direttamente a lui delle domande. Prima dell'interruzione pubblicitaria ci stavamo chiedendo come curare le macchie che sono comparse in gravidanza. Ne abbiamo esaminato, le cause. La prego di essere breve perché abbiamo già qualcuno in linea. Delle situazioni più difficili da affrontare, quindi non è semplice, non c'è una risposta molto semplificativa.
Sostanzialmente, ecco una cosa, mi sento di, quindi rispondo un po' per quelli che sono i quesiti che generalmente vengono posti al dermatologo, quindi o al medico che si occupa di medicina estetica, perché si tratta di un problema di natura estetica. Laser. Alcuni laser funzionano, altri no. Allora, revisione, torno a ripetere, può avere, ci sono esattamente una buona percentuale di risposte, così come c'è una risposta assolutamente negativa. Ci sono controindicazioni, ad esempio, per la luce pulsata? Perché le dicevo, non ci sono controindicazioni, è che sostanzialmente il principio, che le premesse che le dicevo erano importanti per capirci, la luce è una delle situazioni che aggrava o determina induzione e comparsa del melasma. La luce pulsata e i laser sono una frazione della luce che viene utilizzata per determinare un effetto ustionante della cute e un distacco dell'epidermide. Allora, in molti casi questo può essere risolutivo, cioè se il melasma è molto superficiale, quindi qualsiasi azione si determina, quindi sia con prodotti chimici, sia con determinazioni di tipo fisiche, si verifica il distacco superficiale dell'epidermide, quindi si risolve il problema. La pigmentazione che è posta nei corneociti superficiali si distacca e risolve il problema. Quando il melasma è più profondo, paradossalmente con i laser o con metodiche più aggressive si può ottenere una iperpigmentazione post-infiammatoria, quindi peggiorare aggravarlo. La situazione. Ecco, per dirle la complessità della risposta era questa, certo, non era semplicistica. Certo. Allora, che abbiamo in linea? Buonasera, ci scusi per averla fatta aspettare. Pronto? Sì, pronto, la sentiamo. Buonasera. Qual è la domanda per il dottore? La domanda, dottor Provenzano, mi conosce lui, è la solita. Oggi è più importante della solita. Con l'anno nuovo, innanzitutto, buon anno a tutti. Per il pemfigo, che mi dite, dottor Provenzano? C'è qualche novità? Allora, o dobbiamo continuare sempre con questi benedetti medicinali, cortisoni, immunosoppressori, eccetera, eccetera? Abbiamo buone notizie per la signora, dottor Provenzano? No, perché si stanno provando delle alternative terapeutiche a quelle che sono i farmaci tradizionali che contengono il pemfigo. Di recente è stata l'introduzione del rituximab, che è un anticorpo monoclonale che è utilizzato, è un anti-CD20, quindi viene utilizzato normalmente per alcune patologie neoplastiche di tipo ematologico, che però viene, visto l'alto costo e per il potenziale anche, effetti collaterali anche per questo farmaco, utilizzato nelle forme che sono resistenti alle terapie tradizionali. Una risposta che sicuramente forse sarà buona è perché attualmente si può fare la plasmaferesi o la fotoferesi. La fotoferesi è una metodica che viene utilizzata anche per privare, quindi dal circolo sanguigno, alcuni anticorpi monoclonali e quindi si espone il sangue a irradiazione, soprattutto a ultravioletti. Non danneggiano le componenti ematiche, ma sostanzialmente questo riesce a depurare di anticorpi monoclonali, passando attraverso dei filtri, il nostro sangue, in modo particolare gli anticorpi monoclonali che sono presenti nei pazienti affetti da pemfigo. È una metodica ovviamente, come dire, un po'... sperimentale forse. No, ma già attuata in tutte quelle forme resistenti. Ci sono la possibilità di fare... Ma sono tutte quello che volevo sottolineare al momento alla signora, perché... per far sì che una terapia non sia individuale, cioè che Eugenio Provenzano pensa che questa sostanza possa essere efficacissima, si utilizzano al mondo ormai i protocolli terapeutici. Allora, tutto ciò che è alternativo alla terapia tradizionale, quindi se funziona la terapia tradizionale, è quella che impegna meno il paziente dal punto di vista farmacologico, da parte dei costi, sia di benessere, sia costi economici. Tutte le altre sono alternative che in questo momento si riservano soltanto a forme resistenti particolari di resistenza alla terapia tradizionale. Una terapia che sembra avere uno sviluppo e credo che verrà allargata in brevissimo tempo è quella della fotodinamica. La fotodinamica è una metodica facilmente seguibile perché si introducono nel nostro organismo delle sostanze fotosensibilizzanti e si espone poi il corpo, quindi globalmente o addirittura le singole parti interessate, perché una delle patologie più frequenti, più impegnative, la localizzazione più frequente o iniziale per esempio può essere il cavo orale.
E quindi l'utilizzazione di sostanze fotosensibilizzanti, cioè che rendono la cute più sensibile alla luce, e l'esposizione poi alla fotodinamica ad una lunghezza d'onda particolare che nel raggio degli infrarossi, 630 nanometri, sembra dare ottimi risultati, perché questo potrà avere uno sviluppo, breve, questa potrebbe essere uno sviluppo importante, perché al momento però, dottore, alla signora dobbiamo dire che deve continuare a fare la terapia se funziona la terapia tradizionale, al momento, secondo protocollo, ma anche secondo il mio pensiero, quindi perfettamente uniforme, è la terapia da seguire. È l'interesse del paziente e l'interesse del medico sicuramente trovare tutte le possibili alternative a farmaci che hanno anche i loro buoni effetti collaterali. L'importante è la signora è una che si sottopone in maniera pedissequa a quelli che sono i trattamenti e ai controlli, sta bene, fortunatamente, con scarsi effetti collaterali, anzi in questo momento lo possiamo dire con assenza di effetti collaterali. E questo è l'obiettivo comune del medico e paziente, è trovare sempre, in medicina, piuttosto che in altre branche, non esiste una certezza, esiste il rapporto medico-paziente, esiste la patologia, esiste la terapia che deve essere adeguata al paziente. Quindi se c'è un tentativo di protocollare tutto è difficile, ci vuole anche questa particolare vicinanza, è un po' quello che rende la medicina anche un'arte, non solo una scienza, ma c'è anche un po' di ars medica, e l'ars medica è avvicinare la terapia, accostare la terapia al paziente. Allora signora, per il momento le va bene così, poi sì, no, sarà... Ma io non mi lamento signora, perché sono in buone mani, è lui che mi cura, è soltanto che sono socia di questa malattia con tante altre persone come me, che è una malattia rara che non si sa da dove proviene eccetera, mi hanno chiesto di fare questa domanda specifica. No, ma noi l'abbiamo, come dire, apprezzato moltissimo, quello certo, che le vogliamo dire signora, per il è suo che impegno. Il dottore chiaramente la segue da vicino, e appena la nuova, questa sperimentazione, questi nuovi farmaci saranno disponibili, sicuramente glieli proporrà. Ha parlato della vicinanza del medico con il paziente. Grazie molto per averci chiamato. A me e mi sta curando benissimo. E poi sono io che devo dare coraggio agli altri nel dire tutto questo insieme. È stato gentilissimo il dottor Provenzano, arrivederci. La ringrazio signora. Prego. Allora, dicevamo anche di questo maledetto melasma, che è un maledetto melasma, perché in realtà per molte è un grosso problema. E allora, per concludere, ci sono, seguendo sempre delle linee guida, ho letto proprio di recente quelle che sono le linee guida attuali. Per esempio, in queste linee guida i laser sono posti all'ultimo posto, cioè quando è un tentativo terapeutico, perché dal punto di vista proprio progettuale, quindi dal punto di vista patogenetico, usare una frazione della luce, o comunque la luce, per combattere un problema che è in qualche modo acuito dalla luce, è concettualmente sbagliato. Però esistono, come le dicevo, delle forme di melasma superficiale, per cui il laser va benissimo, come i peeling molto superficiali vanno benissimo. Qual è il problema? Nelle forme di melasma in cui il deposito di melanina quindi è più profondo, e in questo caso bisogna provare, ecco, le dicevo, vicinanza medico-paziente. Il problema è che il paziente non deve demoralizzarsi ad una prima sconfitta, così come non lo deve fare il medico. Questa è una delle classiche patologie che crea molti problemi al medico e al paziente, per cui molti di noi vorrebbero non incontrarla, perché è difficile di per sé. Il problema è capire e capirci, perché è un problema funzionale, non è un problema, dice, elimino il problema, elimino la macchia, elimino il problema, perché quella stessa macchia, se è eliminata transitoriamente, alla prima esposizione alla luce ricompare, per cui va fatto un progetto serio, quindi prima togliere quella che è l'elemento induttivo, quindi usare dei fotoprotettori. È la cosa che è sicuramente, quando si parla di fotoprotettori, fattori di protezione ad alta protezione, quindi con fattori 50 più. Non esiste, finalmente, l'ho ripetuto più volte, il termine di protezione totale. Schermo totale è stato abolito, per fortuna, con l'introduzione in Comunità Europea. Fattore massimo di protezione è il fattore 50 più. Quindi fattore 50 più vuol dire che scherma la maggior parte degli UVB, che sono una frazione della luce, ma scherma soltanto il 50% degli UVA. Gli UVA hanno
e questo per definizione fisica, per farci capire, un range lunghissimo che va dai 211 nanometri fino ai 500-700 nanometri. Quindi non si può, uno schermo totale non esiste. È stato molto chiaro. Vediamo chi abbiamo in linea. Buonasera. Buonasera. Qual volevo è la domanda, fare una per domanda il dottore? Non alla malattia delle macchie, ma alla psoriasi. Sì, psoriasi. Prego, qual è la domanda per il dottore? Volevo sapere se esiste, se c'è qualche cura, qualcosa per alleviare questo tipo di malattia. Certo, fortunatamente sì signora, ne esistono molte. Sì. Allora, dipende sempre, allora, per tornare al concetto guida che pone a fondamento il rapporto medico-paziente, è sostanzialmente valutazione del grado di estensione della psoriasi, ma non solo, a differenza consideri che le cose sono rapidamente cambiate nell'ultimo decennio, soprattutto con l'introduzione di nuovi farmaci. Molto spesso, già 20 anni fa, in presenza di una forma di psoriasi abbastanza grave, c'era la sola ciclosporina, che era un farmaco che ha rivoluzionato, quindi anche come dire, l'andamento della psoriasi e la risposta della psoriasi, perché parte da concetti conoscitivi diversi, perché si è riconosciuto quanto la nostra immunità giochi un ruolo determinante nella formazione della psoriasi. Okay. Per cui da prima si pensava che fosse solo dunque, guardi quante cose sono cambiate nel frattempo. Molti miei maestri, forse anche come tono consolatorio, dicevano a chi aveva la psoriasi che era la malattia del sano. In realtà non è esattamente così, perché la situazione immunitaria che scatena la psoriasi è anche causa, è ormai riconosciuto, di maggiore frequenza di disturbi, quando c'è anche contemporaneamente una sindrome dismetabolica, parlo di ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia, di diabete, di ipertensione, maggiori rischi cardiovascolari, che è 20 volte superiore al paziente normale. Quindi questo è cambiato, questo atteggiamento, ma è cambiato anche il nostro atteggiamento, soprattutto dei dermatologi nei confronti della patologia. Quindi considerarla non solo come una patologia cutanea, ma come una malattia psoriatica. Quindi noi ricerchiamo non solo quelli che sono i segni cutanei, ma quelli che sono i primi segni iniziali dell'interessamento articolare, e diamo indicazioni anche per la prevenzione del danno articolare. La signora mi sembra molto giovane. Ma anche allora, qual è la sua situazione? Così le diamo un consiglio, allora, anche più personalizzato. Allora, non sono io nel modo specifico ad avere questo problema. Il mio marito, che ha la psoriasi, che ultimamente gli è comparsa di più rispetto agli anni precedenti. Allora, per tornare concettualmente al concorso, quello che le stavo dicendo è riconoscere l'estensione della patologia. E quanto, non solo l'estensione, ma quanto, perché per esempio per alcune localizzazioni, vedasi localizzazione genitali, vedasi localizzazione sul cuoio capelluto, delle mani, delle parti visibili, del viso, quanto incida psicologicamente proprio per quello che sente, cioè quanto sente di patologico il malato. Per cui da questa equazione, da questo rapporto, cioè dal grado di estensione della patologia, ma anche da quanto la situazione psicologica incida nella relazione del paziente con la sua famiglia, con gli altri, ovviamente da questa equazione, perché può essere sproporzionata, minimo danno organico, massimo psichico, viceversa, da questo caso, da queste combinazioni nascono i risultati terapeutici. Quindi si interviene se, intanto ho fatto una premessa, nessun farmaco attualmente in circolo è in grado di determinare guarigione definitiva della psoriasi, ma di controllare sì la psoriasi, così come lo si fa per il diabete, per l'ipertensione, il concetto è di controllare la malattia e ci si riesce benissimo. In questo caso si possono utilizzare topici e quindi sono diversi, se la patologia è confinata e scarsa compromissione psichica. Si possono utilizzare farmaci sistemici, cominciando da quelli di uso più frequenti, già ventennali, come la ciclosporina, ad arrivare ai farmaci biologici che hanno un alto costo e una notevole efficacia, alle terapie alternative, quali possono essere anche semplicemente la PUVA terapia, quindi gli ultravioletti, che utilizziamo utilizzando sia il sole naturale durante il periodo primaverile ed estivo, utilizzando invece ultravioletti e soprattutto gli ultravioletti di tipo B artificiali,
Quindi questa è una cosa che può essere sicuramente contenuta col minimo costo. Alla pubaterapia ci possono associare anche farmaci quali retinoidici, sia topici che sistemici, quindi le possibilità per fortuna in questo momento sono ampissime. Il problema è relazionarsi, quindi parlare col proprio medico curante, col proprio dermatologo, valutare quanto i diversi elementi incidano sulla persona e decidere quindi in maniera equilibrata qual è l'intervento terapeutico migliore per il marito della paziente. Allora, queste sono le nostre indicazioni. Altre domande? No, la ringrazio molto, è stato molto gentile, una buona serata. Grazie a lei per averci telefonato. Dottore, un altro come dire, disagio molto diffuso, soprattutto nelle donne, perché sono donne che ci hanno chiamato, è la cuperosa. Allora, come fare per combatterla, per fermarla o se è possibile per eliminarla? Ho visto che ha individuato due patologie che sono, tra virgolette, virgolettate rognose. Ecco, sicuramente le donne, perché sia il melasma che la rosacea, quindi la cuperosa, quindi cuperosa significa volgarmente, traduzione dal francese, colpo di rossore. Il colpo di rossore ovviamente in quei soggetti che hanno fototipo chiaro, quindi hanno uno spessore della cute minore, quindi questo è proprio il caso delle donne, quindi si evidenzia maggiormente. E anche questo è un fenomeno dinamico. Vasodilatazione o vasocostrizione sono un principio fondamentale di termoregolazione. Se non ci fosse la vasodilatazione, quindi attraverso la vasodilatazione, quindi dilatazione dei capillari, si perde calore. Attraverso la vasocostrizione di quest'ampio tessuto che è la cute, quindi consideri quanto è diramato nella parte cutanea, quindi quanti vasi ci sono, quindi una superficie immensa. La cute non è solo un semplice rivestimento, lo sottolineo, ma per esempio è un organo di termoregolazione importante. Quindi attraverso la vasodilatazione perdiamo calore, attraverso la vasocostrizione, quindi la riduzione del calibro dei vasi, noi conserviamo il calore. E per questo fa sì che la nostra temperatura sia tendenzialmente sempre 36-36 gradi e mezzo, quindi standard. Quindi ci sia questa omeostasi termica. Allora, le dicevo che il colpo di rossore, quindi la vasodilatazione, quindi può essere legata anche a fattori fisici, quindi cambiamenti di temperatura, passaggio dal freddo al caldo, situazioni emozionali, e rientra nella situazione fisiologica, ovviamente nei soggetti chiari, nei fototipi chiari e nelle donne più frequenti. Quindi il colpo di rossore ovviamente è già considerato ancora un fenomeno di tipo fisiologico. Il passo successivo è la rosacea. La rosacea, si passa alla rosacea quando dai colpi di rossore cominciano a comparire delle telangiectasie, cioè delle dilatazioni dei capillari superficiali. E questo comporta una persistenza del rossore, quindi una maggiore sensibilità alla cute, per cui chi ha rosacea, chi ha cuperosa, ovviamente ha difficoltà anche a lavarsi, perché il semplice strofinare delle mani determina rossore. Quindi quando si utilizzano detergenti aggressivi compare il rossore. Se utilizzano vasodilatanti come il caffè, il tè, alcolici, compare il rossore ed è più persistente. Quindi poi c'è questa sensazione di bruciore. Allora, che di cosa dolore. Fare? Lo diremo subito dopo la telefonata, perché non amiamo far aspettare chi ci chiama a cui possiamo dare delle risposte. Buonasera. Buonasera. Allora, qual è la domanda per il dottore? La domanda è, io è da diverso tempo che soffro di pruriti estivi e anche invernali adesso. Alla pelle, sia alle spalle che alle braccia, che si alternano nei periodi positivi, diciamo dei attivi, e dei lunghi periodi inattivi. Adesso è un momento in cui io avverto questi pruriti che arriva all'orario verso la sera e sento questo bruciore enorme, sia alle spalle, sia alle braccia. Io sono un diabetico quindi volevo sapere se lei quanti anni ha? Dipendeva dal diabete oppure era qualche altra cosa. Quanti anni ha lei? 83. Allora guardi, sì. Sì.
Allora, siamo... rapidamente, il diabete è già una causa di prurito. Molte volte diabete? Il diabete è spesso causa di prurito. Se c'è un'insufficienza renale è causa di prurito. Se ci sono delle vascolopatie, allora il problema molto spesso il prurito può essere solo esclusivamente cutaneo, ma può essere il risultato di una situazione complessa che può essere legata per esempio a microangiopatie legata al diabete, per esempio a situazioni epatiche, a fenomeni di tipo colestatico. Dottore, siccome il tempo renale, stringe, il cosa problema possiamo è consigliare l'antamento del prurito? Quindi esiste anche un prurito senile, per cui c'è una secchezza della cute che può essere di per sé causa di prurito che si accentua nelle ore serali notturne. E solo le ore, no, ma la mattina verso quest'ora per esempio. Ecco, può utilizzare la prima cosa che si consiglia sono dei detergenti oleati e l'utilizzazione di idratanti che hanno anche un effetto lenitivo. Quindi ci sono molti prodotti presenti in farmacia che non sono farmaci, che possono essere utilizzati e che possono determinare, possono lenire questo fenomeno. E ovviamente nei fenomeni più intensi per un certo tempo ricorrere anche agli antistaminici che comportano una drastica riduzione del prurito, se il signore nel complesso se lo può permettere. Va bene, questa è la nostra indicazione, grazie a lei per averci telefonato. Dottore Provenzano, ci dobbiamo proprio fermare, io la invito a tornare, visto che abbiamo affrontato metà degli argomenti che erano in scaletta. Grazie a voi per averci seguito, grazie in regia, Enzo Leonetti, vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.